no, 90 già. Grazie, caro. La voce modulare. Modulare. Vi faccio una scala, grazie. Intanto vediamo se ci sento un sono. ritorno di fiamme. La password. La password te la devi ricordare oppure qualcuno te la scriverà domani in Discord. È facile, cioè io me la ricordo benissimo. Io no, purtroppo. È il nome di The Creeper. È vero, il nome di The Creeper. Ah, il suo nome. I vasi ridati, se è stato ridato. In base ridati. qualcuno ha il ritorno, di fiamma. Sono in cuffia. Il ritorno della mia voce, di quella di Pablo. No. Io non lo sento. Posto. Risolto, ero io. L'imbecille ero io. Oh, ce l'ha fatta, vedete, fatta dopo mezz'ora. Allora, amici e amici, siamo collegati col canale di Mighty Mars in un'avventura spazio-temporale che varcherà i confini dello spazio-terra. Ecco la sua opera d'arte che ha eseguito in questa serie di Factorio. Che volevi dire? Non vedi? Sì. No. Allora, aspetta un attimo che entro pure io. Ti ricordi la password? Sì. Corsaro? Sì, come no. Eccolo qua. E da poi no. Perché no? Ah, adesso sì. No. Come mai? Non entra. Cos'hai? Non mi mette la password, che cazzo? Cambiata? Vedi, cioè, quello che parla tanto di password non sa la sua password. Cazzo. Devi aprire le porte del modem. Apri le porte. Ah, entra. E dove metto i spifferi? Era Pierolfo. Pierolfo, bravo. Pierolfo. Eccoci. Spiega il gioco, Mighty. Allora, voi dovete far scorrere queste pietruzze in questi nastri trasportatori, che poi li riporta qui, cosciano le pietrucce, fanno delle piastre, le piastre vanno qui, camminano lungo il nastro trasportatore, vanno qua dentro, che fanno praticamente delle specie di assi d'acciaio, quali assi d'acciaio vanno qui, e poi qua vedete che comunque ci sono le fiale, perché quando uno ha sete si beve... Questo è una abbiamo il vino che è sulle fiale rosse e quello verde lì stanno a girare come dei cuzzi e muschio. E muschio, ottimo muschio di marca. Io sono comunque l'addetto ai pannelli solari, perché io sono ecologico, un ecologista. È un pannellista. Sono un pannellista. Ecologista, vedete quanto sono ecologista. Che ci fa sta roba qua? Ale, ti avevo dato a te gli otto motori. Sì. Okay. Adesso te li do. Che egoismo che ho. Mi messi dentro la cassa. Qui. La cassa vicino alle produzioni delle ampolle verdi. Vai. Io piazzo me i pannellini solari. Per il resto. Oh. Vai, facciamone il più possibile. Chi di pannello ferisce, di pannello perisce. No, di pannello morisce. Morisce. In italiano, play, però. Vedo il telegrafo. Una delle ultime invenzioni.
Or dunque, ragazzuoli, che famo? Ah, la macchina, poi il petrolio e poi si va a fare la plastica. Andiamo a fare la guerra. Hai capito? È milanese, è Milan lui. Per la guerra ci vuole prima il missile, sennò ci sono le cose che sputano nelle basi li, e le cose. Ci sono dei cose che sputano. Cos'è sta roba? È il percorso da gara che bisogna gareggiare per arrivare primi. No. Sì, ma qui c'è gente che lavora. Ci abbiamo a no. E morì. Abbiamo un muro. E c'è gente che lavora. Non è che magari si potrebbe fare quando per avere il culo parato. No. Per cosa? Noi andiamo a culo libero. Open your eyes. Open your eyes. Guarda che opera certosina. Certo. Certosina. Certosina. Io gli farei un altro muro. Quali? Fallo doppio. Non ci sono. Fallo. Metti anche più torrette. Lento. No, prima. No, ragazzi, no. Sono risassatissimo con la macchina. Oddio. No, te con la macchina, no. No, ma no. Da scatti. Non riesco a controllare. Sì, la scatti. Gioco del 1930, questo. Ha un delay. No, ha un delay nella connessione di mezzo secondo. Infatti scusa, facciamoci una macchina per uno. Che non fa male a nessuno. I motori li ho messi a fare appena si finiscono. Vedo Pablo che fa le... Sta sclerando. Sì, ma se non ci metti una cassa per il deposito. No, dovrebbe farle, è finito. Per il deposito. Il mio regno per una cassa. Il mio regno per un deposito. Per una macchina. Chi è quel pirla che ha messo il cancello davanti agli alberi? È tutto studiato a tavolino. Tavolino? Solo. C'è uno che si chiama tavolino. Rip. C'è un disboscatore seriale qui. Con le granate devi disboscare, con le granate. Un imboscatore, faccio. Imboscatore seriale. Denoto dei nemici, vado ad ararli. Vado a farmi arare. Loro. Non è vero, sono super corazzato. Le pozioni rosse notano un calo demografico. Sì, ormai. Demografico. Tutto il ferro che ho fatto. Non c'è. Sì. Ma è una sola che fa rosso. Due. È un po' calato quello rosso. Cala la palpebra. Cala la palla. Allora, cosa serve per la macchina? Io volevo fare la macchina. La macchina. Ma non me la dà neanche la macchina. Come? Otto motori. Ci passano un sacco di roba però per fare motori. Dov'è? Il tubo per fare il motore, il tubo, l'acciaio e l'ingranaggio. L'ingranaggio è qua vicino. Una torretta sta affrontando il nemico. Ai.
Era Pablo. Ho affrontato la torre. Butto, cosa? E che c'è elettricità? Vai. Il carbone. Un mitragliatore e no. Poi finalmente tu chi l'avrebbe detto mai ti mitragliatore, perché non me lo mette? Che vuole un mitragliatore suo? Chi? La macchina? No, ti vogliono i caricatori. Io c'ho caricatori. Eh? Non mi mette... cioè la mitragliatrice... pistola mitragliatrice? Non la vuole? No. Mitragliatrice da veicolo vuole. La veicolo. E che ha danneggiato tutto. No. Come si fa la mitragliatrice da veicolo? No, ce l'hai già la mitragliatrice, devi mettere solo le munizioni. Sì, ma lui vuole nel veicolo va messa. Non me ce la fa mettere, quella che c'ho io. Cosa? Ma no, la mitragliatrice, devi mettere solo le munizioni. Ah, c'è già. Munizioni e carburante. E carburante ti manca. Ah, c'è già. Ah, penetra. Ecco. Ma non mi faccio provare a distruggerlo, chi è che viene con me? Guarda, se me la sparci ti picchio, Dimmi cosa c'è. Andiamo a distruggere il nido? C'è un nido qua sopra. C'è mai di pronto, vai, monta in macchina che ha rotto la macchina. Ma è pieno di alberi qua. Ce la fa, lui è bravo. Cos'è? Come si monta? Con il nido. Enter, invio. Mazza come compilare. Ma no, si rompe nei muri, sì. Vedi, lui rompe tutto. Ma... vadi. Ma vai in contrario. Ma che non prendere? Ma come vanno in contrario? Ma come cazzo? Ma girati! Come cazzo si guida sta roba? Hai rotto la lampada. Stai rompendo un percorso, fratello. Ho capito, devo andare da solo. Aiuto! Ma... cioè, questa risponde ai comandi dopo un quarto d'ora, comunque. L'ho detto io. È un metodo diverso. No, risponde proprio dopo un quarto d'ora. Metodo Don Gennaro Capozzo, vecchia scuola. Riesco. Finché butti giù il muro, dai. Vai, hai capito, non risponde ai comandi. Oh. Grazie. Mamma, Pablo, ma avete non risponde ai comandi. Che risponde, è diverso il metodo di guida. No, si lagga tutto. Lagga? Tanto? Sì, ma che sono ritardo di mezzo secondo, ho detto. No, ma è, cioè, proprio te pigi i tasti, dopo un quarto d'ora decide cosa fare. Ora non so. Grazie. Camminiamo. Metodo per buttare gli alberi velocemente. Vai. Vado un buggy. Oh. Però la volevo rossa con la cappottina gialla. Ah, ad un buggy è così. Vediamo. Per tirare giù l'albero è buono. Peccato che non sia quello il suo uso principale, Ma nell'acqua ci finiscono, no? Può darsi. Oddio, l'ho trovato, via. Vito.
Tacci, so come risponde male. Beh, anche se i comandi sono fatti col... No, no, il single player non dà così tanti problemi, ve lo assicuro. Ma la linea è mia, però non mi dà problemi di... E fai, fai un portanome del metti più. Come mai mi giri intorno? Non puoi più girarmi intorno. Non riesco a schiacciarlo. Non rompete i pannelli solari. Li sta già rompendo tutti i Mighty comunque. Ma tutti, dato il colpettino. Mighty hai niente. Hai rotto, sta esplodendo la macchina. Ripara la macchina. So. Aiuto! Minchia. Punta! Devo riparare. No, l'ha presa. Volevo riparare. Ma comunque è inguidabile. È una cagata pazzesca. Per ripararla? Di fare repair kit sotto produzione. Kit di riparazione. Ah. Perché lei mi tocca la mia opera d'arte, mi scusi? Che hai rotto tutto. Perché stai rompendo tutto. Allora. Qualcuno mi porta un po' di granate. Signor Pablo ha richiesto delle granate. Granate al tavolo 5, grazie. Tavolo 4. Granate? Granite, granate. No. Graccioli, granite, granate. C'era sempre l'estate, l'omino dei gelati. Cosa? L'estate, c'era sempre l'omino dei gelati. Poi un giorno non si è più visto. Morto. È stato granitificato anche lui. Capita. E beh. A questo punto lo stesso. Cosa? No, vado, me lo prendo, vengo, torno io, che devo prendere anche altro. Le granate non so dove sono. Granate. Qua. Granite. L'ho trovato adesso. Anche allora anche qualche pannello solare. Due tipo qua 5. Dai. Poi vuole i tubi. Pannello solare. Vuoi anche i pannelli solari? Io? No, Pablo. Sì, 2, 5. Quanti? 2 o 5? 5, così aumentiamo tutto. 5. 5 pannelli solari? Yeah, se ci sono. 5. Poi un... qualcos'altro? Granate, basta. Le granite vuole. Esatto, una granitina mi fa schifo. Certo, come mettete la roba, non so chi ha messo la roba male così. Un po' di... sarebbe da condanna legale. Colpa di rinforzi. Oh,
100 granatoni, grazie. Bastano? Sì, sì, guarda che mi si usano per sboscare le granate. C'è gente qui, lei uccisi? Ah, sì, c'è sì. Gente! Hai già uccisi? Sì, sì, sei in pieno di sbo- sì, sì, li ho uccisi tutti. Poverini. Poverini. Oh. La prossima volta te li lascio. Va bene. Poveri ragazzi. Anzi, dovrebbe essere qui. Poveri ragazzi. Mozzo azzi. Ok. Però penso che qui sta arrivando una ceppa di... Torrette basta, minchia. No, servono le torrette, servono, bisogna per la pozione nera. Esatto, siamo militare. Come? Entro breve avrà un ambiente di gioco sterile da ogni rumore. Cosa? Questo non ci arriva, bene. Ma alcol. Alcol. Vuole alcol. No, no, il collo, ho girato il collo stranamente. No, ecco, gira l'alcol. Gira l'alcol, l'alcol. Anche, anche. No, certe cose falle a casa tua. C'è la produzione di fornaci d'acciaio? Perché cosa si vuole? Non si vede in autocrafting. C'è la produzione? No. No. Cosa c'è? No. L'autoproduzione di fornaci d'acciaio, cioè? No, devi autoprodurre qua, Mighty, Mighty. 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 Oh, oh. Mighty. Completa qua. A me sta facendo un altro lavoro ora, su. Ah, allora vai avanti al tuo lavoro. Lei mi distrae. Cercavo le fornaci, ma hanno autoprodotte, non c'è la produzione. L'ortofrutta. L'ortofrutta. Non c'è la produzione? No, ma non serve. Beh, è un lavoro in meno, no? Non serve l'ortofrutta. Più o meno. Lavoro in bianco. Lavoro in nero. Allora la pietra, dov'è la pietra? È qua la pietra. C'è già le mattonelle di caucciù. Caucciù, mi mancano le munizioni. Guarda, se non ci sono io. Quali munizioni? C'è la monte casse piena. Mi manca un braccino corto. No, ma io voglio la pietra mattoncino. E aspetta un attimo, adesso le faccio. Ah, non c'era, ti ho preso, che non c'era. Un braccio, chi ha tolto il braccio? T'ho sgamato, qua. Che non c'era. Chi, dove, quando, perché, come? Cosa vuoi, un braccio? No, ho già fatto apposta. Cosa quando? Devi fare?
Quando? Io? Hai detto che volevi le mattonelle. Non ce la fai le fornace. Vuole il matone. La fornace. Vuole il matone. Sì, ma questa Andrea qui sbadiglia, non fa niente. Non fa niente. Non fa niente. Non c'è più niente da fare. Non fa niente. Io la licenzierei. Non fa niente. È stato bello. La lettera di dimissione per Natale. Precisa, precisa, precisa. Precisa. Zica, Bomaidi. No. Ziga, Bomaidi. Vai voi. Oh, wei, wei. Ma... Yeah, yeah. Il, quei mattoni lì, perché quanto servono alla fine della fine? Sempre fare le rotaie e i muri e i fornaci e correre più veloce anche, poi basta. Che risposta del Gates, che se io piazzo questi mattoni qui correrò più veloce di te, guarda. Dai, dai, dai. Vedi che veloce? Wow. Che bigolata. Wow. Comunque qua qualcuno ha concettato il crafting della materia viola, materia militare, poi si è dimenticato. Vedo... Che si è pegato tutti i muri? Corsaro sta giocando con i muri. Corsaro, con i muri. Gioca, gioca. Gioca con i muri, tanto c'è l'inno. Gioca con i muri, Corsaro. Corsaro, dove sei? Non è qui. Allora, vorrebbe... C'è una granata, eh. Vediamo se sta schiacciando. Tu non mi hai schiacciato. Ma tu non hai fame? Non mi hai schiacciato un corsaro? Non mi hai schiacciato. Corsaro, dammi le mura. Dammi le mura. Siete, siete fumati voi. Le mura, corsaro. Dammi le mie mura. No. No, che cazzo stai a fare? Caro, dammi le mura, hai capito? Minchia, questo qui si sta a fregare tutte le mura, ehi! Caro, dammi le mura! Porca puttana! Adesso voi la rimetti, Maledette mura! Minchia, un frega muri! Oh, ladro di muri! Esatto! È vero! Sono una brutta persona, lo so! Siccome sono una sociale, cosa? Che cazzo, mi ha fregato un mur. Beh, potevo fregarti le mutande. Ci prova. Non sta avendo un attacco epilettico. Guarda che cazzo è un po' ricchione. Provaci. Chi? Ma io farei un'altra roba. Punto io con allora la... c'era una volta un bigolo solitario. Solitario nella solitario. Notte va un segreto che nessuno sa, ti nasconde quella maschera. Quel bigolo Tigerman, tigre, Tigerman, roar. Hai visto dei cartoni, dei cartoni un po' diversi, era piccolo. Amici. Mi sono incartato. È l'uomo tigre, combatte contro il male.
Ma col nemico non ha pietà. Non se va. È solo con solo il signor Pablo è un arraffatore di muri. No, io batto soltanto quelli che mancano. Io batto, vedi, lui no, batte completamente. No, lo batto solo che solo via, che via batti? Sono curioso. Il mio muro. In tua presenza così so che li avevi rimessi. In che via batti? In che via batti? Vuoi frequentarlo? No, ci batto. Vi sbattete. Ma te che non gira sta fuori? Cosa per fare il petrolio? Appena mi finisce la ricerca delle cisterne, piace una cisterna. Dicono tutti così. Eh no. Dicono di me fare il tubo. Dalle pump jack queste cose qui verdi. Così dove finire tutta la roba, metterci il tubo è tutta colpa di vai mo. Lei chiuda il coso. No Corsaro, no, torni qua. No Corsaro, non ci lasciare Corsaro, dai muro il tubino, non ci lasciare Corsaro. Corsaro, sei nessuno di noi. Sei nessuno di noi. Potrebbe, ma lo dovrei far più lontano. Siamo noi, siamo solo noi, siamo quelli che... Perché non mi andavi? Che fai circuiti? Qualcuno non lo sveglio che venga qua, che gli spiego cosa si fa qua, che devono andare. Mighty. Io sì, non sono un vecchio, mi serve. No, sei sveglio. Sì, sì. Venga, Mighty, le spiego cosa deve fare. Vabbè. Chi è? Tu sei? Sono sopra. Sì, come ci arrivo là? C'è un corridoio a destra. Nel muro. C'è il corridoio del paradiso che ti attende. Tra gli alberi? Sì, oltre gli alberi affinché oltreverso giunga. Più a destra, Mighty, più a destra. Gli uni attraverso gli altri. Devi andare dagli unni. I sbarbari. Pensa, ti sboscato mezzo mondo. Ah, no, ma che è chiuso? No, vai, ci passi. Posso? Non ne sono stato io comunque, è stato qualcun altro. Sono stati gli alieni. Quelle granate sono devastanti. Invece ho la macchina. L'hai distrutta. Gli ansiogeni. T'ho superato. Gli ansiogeni. Sì. Allora, guardi lei. Sì. Adesso con la sola imposizione delle mani. No, aspetta, dov'è il crafting? Allora, questo qui è il raffinamento di petrolio. Beh. Che deriva l'olio grezzo da queste jack verdi. E dopo l'olio che d'oliva. Si è già perso. Lo raffina in tre cose: il petrolio pesante, che è più scuro, il petrolio leggero, che è più chiaro. Claro, e GPL. Il GPL. Il GPL. Sì. Il GPL serve. È cosa più utile. Aspetta, si sposti lei. Si sposti lei. Ti vuole lì, però ti devi anche spostare. Queste cose di cui fare varie cose. Signori e signori, un annuncio importante: ho fatto la pozione nera completata. Grazie. Nice. Ci si è fatto la cracca. L'ho fatta adesso, prima. Adesso, appena finisce la ricerca, puoi craftare la plastica. La plastica si fa con 20 di GPL. Sì. Quindi. Ok, c'è già la GPL. E poi devi far arrivare il carbone con quel tuo ciucciola qui.
Esatto, però devi farlo arrivare che lo in questo braccetto. Perché, per esempio, se togli questo braccetto, lo metti qua, non lo prende. Non funziona, non prende il call. Quindi devi fare così. Scusa, ma se faccio un'altra di questi qui che hai messo, lo collego a questa e lo prendo da qui, no, col tubo? O ci va direttamente col tubo? Il carbone col tubo, non ho capito. Ah, il carbone? Il carbone col tubo. Carbone liquido, ma dove vivi? Del carbone liquido hanno inventato, mortacci. Mortacci. Vole in morte. Siamo nel 2015. Guarda, c'è il carbone liquido. Vedi? Guarda un po', guarda un po'. Guarda. Visto? Volevi. Come hai imparato lei? Visto. Come hai imparato? Come ha fatto? Cosa le è capitato? Da piccolo, cosa le è capitato? Chi l'ha toccata? Chi l'ha toccata? Mi sono toccato da solo e mi sono spaventato. Ti sei toccato troppo allora. Pensando ad Alessandro, mi sono toccato. Ti sei toccato troppo. Salve, tanto benvenuto, cazzaro dei giochi. Grazie, benvenuto, grazie. È un piacere fare la sua conoscenza. Allora, vedremo, non esagerare. Quindi mai ti ricapitando, cosa devi fare tu? Lei è un uomo pieno di grandi risorse. Appena finisci la ricerca della plastica, clicchi su questo bellissimo impianto chimico che non inquina. Sì. E invece inquina. E clicchi sulla plastica. Adesso non c'è la plastica. E poi? E poi? Collego tubo. No, però non funziona. Questo impianto non funziona perché c'è un problema. Il petrolio leggero e il petrolio il pesante non hanno dove stoccarsi. Quindi devi allargare i confini. Devi fare serbatoi. Insomma, hai fatto il lavoraccio, via. No, devi fare serbatoi di stoccaggio. I serbatoi di stoccaggio sono già craftabili, gentilmente concessi dalla Ricco e Co. Di stoccaggio. Non so tradurre. Chi è Co? Di stoccaggio. E li fai arrivare qua. Dopo che li hai stoccati, tutto funzionerà e avremo la plastica per fare i robot. No, poi i droni. Con la plastica si fanno i droni. Di stoccaggio. È vero. Comunque, dopo aver spiegato Mighty, che avrà sicuramente capito e farà esplodere tutto. Sì, roba che ho già fatto e non ero mai riuscito a fare perché non avevo capito che questo voleva il carbone. Perché dove sta scritto? Guarda, è saltato tutto, guarda. Vai via, è saltato tutto. Mi congedo e spero che non esploda niente. Ok. Salutiamo pubblico da casa e il signor Pablo Ricco. Arigatoni. E il cognome è tutto un programma. Buonanotte. Buonanotte. Baci e abbracci. E buone botte. Allora, vediamo un po'. 93. Munizioni. Munizioni, bom. Munizioni, munizioni, bom. Non riesco più a uscire da questo labirinto di alberi. Per me si è incartato lui. Mai abbiamo perso Mighty. No, perché dice, sono passato in un punto, allora bisogna al punto preciso. Visuale.it. Sei passato per il punto G. Era meglio. Era meglio. Morire da piccoli con i peli del culo batuffolo. Che morire da grandi soldati.
con i peli del culo bruciati. Allora, queste posso prenderle da qua. Sono in mezzo alla boscaglia, non mi vedo più. Usa le granate. Ma che non ce l'ho. Ce l'ho. Ripresa? Ce l'ho. 63 suoni. Adesso si uccide. Pum, morto. Com'è la granata? Come funziona? Sì, mettila sul mouse e guarda il raggio d'azione dove puoi lanciarla. Verde. E la lanci. È sparita, non c'è più niente. Come è sparita? Ne avevi una sola, no? Ah, vabbè, sono uscito. Non importa usare la violenza. Violenza. Allora, ok. Che schitarra. Stai adesso al signore della guerra, non hai mai trovato la torre? Cosa? La torre l'avevi mai trovato? No. Non neanche il nome non l'ho trovato così. Mai trovato. Un tipo di nome. Di soprannome penso che sia il soprannome, giusto? Se non erro è il soprannome quello. La torre. Sì, però secondo me cioè sono proprio famiglie di, perché per esempio dello stesso cognome ce n'è tanti. Cioè dello stesso soprannome, vero? Può essere sicuramente. Io no, la torre o come era vestito non li ho mai trovato così proprio identico. No, identico, ma neanche come la torre non l'ho mai trovato. Solamente che non è durato una minchia. E ancora oggi sto piangendo lacrime amare. Amare, resterà vacante quel posto. No, ci lascio il defunto. Il mio cuore resterà nella torre. Sì. Come giusto che sia addormentata nel botto. E poi sta facendo tubo. O tubo. Poi il circuito. Qua lì ce la fa la roba, mi manca tutto. Siamo sempre in live da Twitch con il nostro Mighty Mars. Salve. E il nostro Corsaro. Salve. Arrivato cosa fa? Itadakimasu. Senti, sei anche il giapponese, ragazzo. Perché seguo molti anime in giapponese, quindi. Tsukai! Senti, anche voce la donna fa. Sì, caro. Senti. Ho varietà di voci campionate nella mia gola. Ma vediamo solo le voci. Piacerebbe. Vediamo solo le voci. Piacerebbe. Sembra di no, guarda su, premi T e guardi le ricerche. Vedi se ci sono altri. Jingle bell. No, T, premi T e scrivi muri. Sopra c'è una lente di ingrandimento. E muri. Solo quelli e basta. Purtroppo. Potevo rimanere offeso. Potevo rimanere offeso, hai capito?
Dammi tempi. Quando ancora facevano ride. L'ex avviato player new bottom. Strano. Non gioca. Non l'avrei mai detto. Un gioco nuovo. Mi piace. Di più. Di più. Comunque è sempre in cima alle classifiche questo gioco qua. E anche dei cheater è in cima alle classifiche. Madonna. Infatti che te non ci sono. Hanno bannati 50.000 l'altro giorno. Boia. 50.000? Sì, solo che giocano i 3 milioni al co. Non mi viene niente. Sì, ma c'è una media di giocatori 2 milioni e 9, 2 milioni e 8. Più quelli che non hanno beccato, perché c'è quanto anche quelli. Se te hai quella media di giocatori e di gente che lo compra, non è che ti cambi tanto. Cambia pochissimo bannarne pochi così. Sì, ma fondamentalmente non è che gli frega di tanto. Punto è solo. Ma alla fine hanno già venduto. Dicono dei dati e così. Mi manca la rotella che c'ero. Era una volta una rotella. Faccio un ultimo pezzettino. Ma te ce l'hai quel gioco lì, no? Mi sbaglio. Sì. Però non ci giochi male, ragazzi. Un poco ci gioco. Non ti piace? Non è... più BG è punitivo troppo. Via, no, motori... che ci gioco poco, mi sta sulle balle e dopo che certi mi, più delle volte mi uccidono col fucile a pompa da 60 metri. 100. Sì, vabbè, come Fortnite. Non è reale che un fucile a pompa uccida da 60-100 metri. A me non mi attira proprio. I pallini si disperdono e se quello punta alla, hanno detto che puntano alla realtà di realtà te becchi gente che ti uccide a 100 metri con un fucile a pompa o con una doppietta. È un po'... A me non mi garba proprio il genere. Quelli soliti, Battle Royale. Sì, anche perché sono generi ad alto sclero. Io siccome sono... Sì. Mi garba stare tranquillo, il più possibile. Ti fanno sclerare tanto, comunque. Perché è meglio. Quindi... fanno sclerare qui gioco. No, ma minchia, che non è saltato tutto, è successo. Devo togliere. Sentito un suono? Cos'era? Non lo sappiamo mai. Non mi ricorderò mai il suono. Erpanic. Erpanic, grazie di esserti iscritto al canale di Twitch, grazie. Panic. Erpanic. Erpanic, perché? A Roma si dice Erpanic. Erpanic. Salutate Erpanic. Ciao Erpanico. Abbiamo finito la ricerca. Cosa potremmo andare avanti?
cosa c'è da fare? Allora potremmo anche velocizzare almeno a livello 1 le ricerche. Ah, sì sì. No, così andiamo più veloci. Mi la velocizzate subito, il mio. Velocizziamo. Allora, qua mi serve una bella catta. Più due braccini. A bomba d'omica. Che cazzo fa quello? Cosa? Non ha che senso. No, questi sono, ci sono gli alieni un po' più forti di quelli che avete trovato là in fondo. Gli alieni. Poi raddoppiare i cancelli. Sono già raddoppiato. Ah, sì, cancello. Fai il cancello, puoi craftarlo, lo raddoppi. Cancello. Muro di pietra, piastra e cuoio elettrico. Oh, qui se continua a fare pannelli solari non so che. Avrò messo un bilione. VR billions. Comunque ho visto l'ultima di Falco. L'ultimo giorno ci ha tentato. Sera. Ha detto che non smette, non gioca più. Sì, ha ragione, da una parte. Sclerando. No? Sì, non sclerando. Mi piaceva quella serie di. Dopo lo riprenderà ancora, però mi sa che non ha pausa adesso. Sclerato più e più volte, quindi. Ma io fondamentalmente mi diverto a ricominciare. Perché. Sì, no, dall'inizio sì, no, ma dopo se arrivi a un certo punto che non riesci mai a arrivare sì, a quell'orda finale e ti cassa parecchio quel punto di vista. Sì, quello sì. O no? Anche perché il primo livello. Beh, ovvio. Ho visto un altro che l'ha fatto in altre maniere, in maniera diversa. Sì, ha vinto. Chi era? Gellots, mi sembra. Non connetto. Allora, si potrebbe fare... cosa potremmo fare? Ce l'ha fatta o no? Chi? Questo qua. Fatta Gellots, sì l'ha superata. Io però lo sto facendo, siccome quello che c'ho io, quello che c'ho io sono defunto. Mm-hmm. Okay. Sto facendo uno, sto provando al 10% per capire, però il 10% è troppo semplice, veramente troppo semplice, però sono curioso che io sono morto al 3%, vedi te. Il 3? Guardi il video che ho pubblicato su YouTube e vedi subito. Ecco che inizia la corsa. È primo. Maledetto. Sono morto al 3%, vedi la mia scarsità. Vabbè, ma te come tutti i giochi ci giochi po', è quello il problema. Ci giochi, quanto ci hai giocato? Ho fatto 2 ore. Io la prima volta che l'ho preso ci ho fatto 10 ore. Cosa? They are billions, Corsaro. È un strategico in tempo reale, che ti arrivano le ondate. È uguale a 7 day. No, versione moltiplica gli zombie per milioni. Però è uguale a 7 day. Perché puoi avere a schermo fino a 20.000 zombie che ti attaccano. Svilupparti. Guarda che ho messo il coso del motore. Cosa? Io. Produzione del motore. Dove sei? Sono qua dove c'è Corsaro, lavoreresti bene in comune? Che lavorino fino, eh? Che lavorino di fino.
Vedi che è tutto riusciso? Verti dal Boni che fate tutto così. I lavori sono offerti dalla ditta Mighty Mars e Corsaro Production. No, Corsaro guardava. Lui è fa il vecchio che guarda. And Corsaro Osservatore. Observation. Sotto l'osservazione di Corsaro. Adesso, allora, dato che abbiamo già fatto queste qua, le possiamo lasciare qua, quelle nere intanto. Tanto sono qua, le fa un po' alla volta. Per adesso, dopo dovremo portarle tutte qua. Sarà un casino qua. E qui bisognerebbe fare tutto e rifare tutto. Almeno allontanare questa zona qua. Progettato già per tutte le fiale. Cosa che però... io nel mio ho fatto fin dall'inizio. Sappiamo che Mighty Mars è un campione. E ho messo 12 laboratori espandibili. È un artista. Guardate la serie della costruzione della sua casa privata in 7 Days to Die. Ma non lo sto facendo. Ah, vabbè. Ma Seven Day era ancora principiante. È un costruttore principiante. Le costruzioni di Mighty Mars. Però, se ti ricordi, la trappola che ho fatto era figa. Se te la ricordi. Ho crollato tutto. No. La trappola che feci, quella con tutte le qualità iole che girano, te la ricordi? Sì. Quella era figa, dai. No, quella era... No, era figa quella. Lascia fare. E era anche funzionante bene. Sì, no, ma funzionava bene, non è che era fatta male. Era funzionante bene. Benissimo. Solo che adesso non ci sarà nemmeno più. Anche se ristallo, non ci sarà mica più. Che ha messo il braccetto a carbone? Ma? Dov'è? Allora, vi siete già fatti l'armatura pesante? Sì. Anche te? Sì. Allora, te no? Fatti l'armatura. Ce l'hai? Ah, vai in giro. Tutto bene. No, la lampada. Ma quanto ci manca? Sposta la lampada, tirala fuori. Cosa? Quanto ci manca a fare che li accumulano energia? Gli accumulatori? Due. Dobbiamo fare due ricerche. La prossima, finito i laboratori, faccio la distribuzione e dopo faccio l'accumulatore. Perché qua di pannelli mi sa che siamo... Così va bene intanto. Penso che siamo leggermente a posto. Perché... Fatti i due conti quanto buttano fuori. Più o meno. Ah, boh. Sono una mezza milionata. Siamo a 23. Tanto butta fuori l'uno. L'uno butta fuori un pannello. Non lo dice? Perché si sta consumando. 60. No, al massimo. Sì. Ma sì. 600. Basta che lo prendi su. Ma 60. 60 ti dà al massimo. E quindi e dandoti quanto, ma sei arrivato fino a chiudere il cancello qua? Allora sposta il cancello. Quanti no. sono? 1, 2, 3, 4. Conta le file 5, più o meno. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E dopo 15 che viene? Non lo so. 18. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 11 per 16. Quanto fa? 11 per 16. 16. 11 per 16. Se fa... fosse per 10 sarebbe 160 più 16, 116. Hai visto? Che bravo. Vedo un calcolatore. Bene, puoi andare a Italian Got Talent. No, 100, no, 160. Ma va, fa 160. 171.
Che cazzo è quanto? E 171. Sì, sì, fidati. Va bene. 1700. No, 160 più 11. Ma se ti ho detto che è 60, sarai a 1600? No, medico di pannelli, di pannelli. Ah, 160 pannelli? Sì. Fai 160. 160 per 60. 9600 siamo. Beh. Niente, il niente più su. Dobbiamo conquistare il mondo. Con niente. Oh, abbiamo fatto una ricerca, adesso faccio un'altra. Bene, fai i condensatori. Sì, la prossima. Questa è un'altra bisogna, perché adesso c'erano i... Ma se te mi dai tutto il materiale, io faccio un altro laboratorio qua. Ma di cosa? Spacco tutto. Ah, e non ho il materiale. Cosa devi fare? Un altro laboratorio. No, i laboratori li puoi lasciare là, questi. Sì. Capito, però li devo far vicino alle risorse. Quindi o mi dai lo spazio qua, levo il muro, perché devo far vicino alle risorse. Sì, puoi fare... Dove il muro devi togliere per arrivare a... Sì, perché le risorse sono qua, no? E allora o lo faccio qui, perché mi servono vicino alle risorse. Te devi arrivare di là comunque. Come di là? No, io faccio tutto nuovo, non sto casino qua, dovrei levare tutto. Aspettiamo perché... le due ricerche e dopo lo fai. Sì. No, ma io lo posso fare da un'altra parte, tanto ci metto 20.000 anni. Allora fai, convincerlo e... Levo il muro e lo sposto più là. Sposta il muro più, ti fai dare una mano da corsaro con i muri e li sposti più... No, solo questo qua, dov'è Mighty? Solo tutto, voleva. Solo questo qua, corsaro. Solo tutto, voleva. No, ma dove devi spostarlo? Più giù? Sì, più giù, più giù. Molto più giù. Qua. Se non ci sono risorse qua, cosa vieni a pescare qua? Non c'è niente qua. Vieni a pescare e basta. Non c'è niente qua. Cosa vuoi che ci sia? Guarda, occhio che c'è. Ma dove vai a pescare le risorse qui giù? Mighty. No, le risorse le più da qui. Da qui. Lo spazio mi serve per fare il laboratorio. Ma le risorse le pesco da qua. Da su. Da queste qui. Capito? Capito? Di solito le vira qua. Beh, pigli sta riga qua intanto. Pigli sta roba qua, Mighty. Tutta sta roba parte di qua. Da qua ti fai tutte le... Allora, le trivelle verso giù. Giusto? Lo spazio qua, vai. Ti fai anche lo spazio qua, tanto c'è spazio qua. Morte gli alberi. C'hai tutto lo spazio qua se vuoi. Poco. Il progetto come te è poco. Beh, intanto usi sto spazio. No, ma io devo già considerare tutto perché sennò poi blocco. Cioè... Ma devi allargarti. Ma non rompere i muri! Vai. Hai rotto. Che devi allargarti qua allora, giusto? Sì, ora guardo un po', se caso mi allargo dopo, dai. Largo intanto. A me serve 1.500.000 di piastre. I progetti che faccio io sono sempre piccoli ed equilibrati. I progetti alla Mighty Mars sono sponsorizzati da Il Corsaro.
azienda vinicola che vi offre vino di qualità. Andate a trovarlo verso le zone della Lombardia. Lui offrirà a tutti del vino buono. Per la modica cifra di 5 euro porterai a casa 5 litri di buon vino di Corsaro. Guarda, 5 euro 5 litri neanche il tavernello, questo sì. Neanche lo tavernello. C'è una cassa di piastre? Da qualche parte? Un attimo, adesso te li do. Dovevo passare. Aspetta che devo fare uno Ridami, ridami. Ridami. Tieni. Oh, bene. Ridami. Ma è stato Mighty qua a danneggiare? Io? Ma sì, non c'ero neanche. Sono arrivato adesso. Hai trovato le... danneggiato anche qui, Mighty. Dove? Beh, il nastro, l'albero, non posso riparare l'albero. Ti ho detto che usavo la violenza, non ci credi? Ti ho aperto comunque qua il percorso. Sì, vabbè, ma tanto ora guardo un po'. Oh, si lamenta, adesso gli ho aperto il percorso, si lamenta. Ora perché hai fatto due muri in croce, giù? Qui c'è gente che lavora da una vita. Non li ho fatti io i muri. Sì, infatti dicevo apprezzando. Allora. Io si possono far attaccare, anche no. Anche sì. Che no, anche sì. Lute, anche però poi qui ci deve passare cosa? Vediamo un po' i nastri, li faccio gialli, li faccio prima. Sì, fai gialli intanto, se no ti costano di più, devi prendere più roba. Comunque stiamo producendo pochino. Spero ti prendi la riga di qua. Cioè, quella fai tutte le trivelle di qua, giusto? Non ti metti a fare le trivelle? Sì. No? Sì. Volendo. Vabbè, tanto questo è un progetto a lunga scadenza. A lunga percorrenza. Quindi. Depositare sto lì. Devo fare tutta la roba prima e... Allora qua la ricerca sta funzionando, manca l'altra e dopo preparo non lo so. Un po' di luci. Potrebbe preparare allora come energia. Le caldaie non buttano più fuori niente, ma le caldaie non sono rotte. Il nostro inquinamento si sta avvicinando pericolosamente a un gruppo massiccio. Bene. Fate difese. Più possibile. Dalla parte sinistra. Dove non sono. Corsaro. Servono delle difese dalla parte sinistra. Un po' più grosse perché. Se guardi la mappa. Capisci anche tu. M, premi M. Sì, no, perché di qua non abbiamo nessuno, a parte di qua.
più parte di là siamo più vicini. Vedi, se premi il quadrato rosso, vedi l'inquinamento che si avvicina a loro, sì, pericolosamente. Pericolo. Quello sulla mappa. Pericolo. Vedi che si sta avvicinando, e quindi quando arriva a loro mi sa che si muovono. Pericolo. E abbiamo anche i pannelli solari, là fai tipo fai un muro da singolo staccato da là e metti anche delle torrette tipo prima che entrano in contatto più che altro. Allora qui torrette. Allora torrette la prendo io. Allora avviamo la ricerca degli accumulatori. C'è un accumulatore alla svolta. No, devo fare lo... No, non si può. Beh, facciamo un altro. Lo zolfo. Lo zolfo. Lo zolfo. Zio Olfo. Zio Olfo. Allora, qui siamo a posto. Per Olfo. L'altro munizioni, dov'era? Munizioni, munizioni... Dove erano le munizioni? Qua. Trovate. Allora. È lentissimo quello delle munizioni. È un po' lento. Un po'? Un po' tanto lento. Allora. Facciamo una macchinetta di... Assemblatrice blu facciamo... E poi vediamo come concludere questo grande progetto. Alle Maldive. Alle Maldive. Ma l'altra volta era in... Sì, ho capito. Te capio. Te capio. No, è sbagliato. E allora. Vento. Okay. Dove ne metti quel del blu? Non ci sono. Cosa? Che ne dici di un progetto così? Un po'? Adesso arrivo. Buio. Vedi, qui passano due tipi di fiale, poi uno fa lo stesso lavoro qui in basso, ne passano altre due, e altro lavoro qui in alto, ne passano altri due. Capito? Bene. Questa è genialità. Qui butto tutte le materie prime e dopo siamo... Questa è genialità, caro mio. L'artista... No, non è, è un genio. È un genio, sì, è un genio. È un'altra cosa. Eugenio, chi è Eugenio? Però quindi non mi basta lo spazio già. Non mi basta già lo spazio. Ah, vedi, hai già sbagliato i conti. Dovevi attirare più giù, dovevi fare. Un po' più giù, leggermente. Due spazi più giù. Mortecci. Qui l'opera dell'artista. Deve essere pagato bilioni. Ma devi tirarlo più giù. Sì, e ora tanto lo ripeto qua. Tanto è la stessa solo. L'ho creato. Eh? Ma hai sfidato? Molte magno. Allora, dov'è? Cosa?
La bomba? Dommica, dobbiamo arrivarci. Lui arriva, vuol fare la bomba. La dommica. Con 3G, la dommica. La bomba addominale. E questo è uno schema ripetibile all'infinito. Sì. Vedi, bravo. Guarda lo spazio. Ok, qui c'è un casino di altro. Il problema è che lo spazio mi serve per costruire tutto, tutto intorno, capito? Perché per fare un albero ci vuole un seme. Sì, però qui ci vuole anche più di un seme. Fare il seme. Ci vuole il meme. Il meme. Fare il meme, ci vuole il corsaro. Fare tutto. Ci vuole Mighty. Fare tutto, ci vuole Mighty. Non si può piastrellare. Sì. Basta che hai le piastrelle. Ma i muri te li fai a mano o te li prendi? Spero che te li prendi. Ah, non li fai a mano. Però. Mano a mano. Di lag. Connessione al server ripresa, come mai? La mia. Una volta per siete uno. Ancora connessi? Una volta per uno, un braccio a mamma. No, siete ancora connessi? Non so. Sì. È venuta fuori una scritta. Ma da dove? In un gioco o a... Dal gioco. Non so. Vede com'è l'introduzione delle sei fiale? Guardi. Arrivo un attimo. Moment. Cioè questo è solo per introdurre le fiale. Poi per fare tutta la roba ci vuole... un albero. Fare tutto ci vuole un fiore. No. Quindi immaginatevi voi per far entrare tutte le fiale, che minchia c'è da fare. Ma da dove fai entrare le fiale? Io devo fare tutta la roba esterna per produrre le fiale. Quelle. Ma questo vere... cosa serve? Perché questo va fuori? Non sono sei le fiale. Ma vanno fuori. Ah, le fai passare da di qua le fiale, sì. Giusto? Quelle verdi e quelle rosse passano da qui, poi quelle altre ci vanno le altre due e quelle ci vanno le altre due. Cosa fai passare le verdi e le rosse? Le verdi e le rosse qua nel mezzo. A posto, appunto. E quella è due, e sono due, quattro, sei. Vero? Bravo. Tu sì che mangi patate lesse.
solo che mi ci vuole un'infinità di posto. Cioè, che io ho già usato tutto il posto praticamente. Vabbè, intanto prepara quelle centrali. Sì, sì. Le altre sono preparate. Per fare tutto ci vuole Mighty. Quindi facciamo tipo 20 queste qui, di queste. Poi mi serve anche il rame. Rame. Allora, noi siamo arrivati qua. Come siamo arrivati fino a qui? Come mai? Chi sai? C'è Pablo che da sotto le coperte scrive: cosa fate? Sì, cosa fate senza di me? Finge di dormire. Si scommetto. Forchione. Copriamo. Bisogna pensare in grande, capito? E pensarla grande. Se la pensi piccola sei. Il problema è che lo spazio non mi basta. E non mi batti mai. Che kepa. Che artista. Che kepa. Che spa. Rame e ingranaggio. Che già finito mio, già finito tutto, c'ho un tonnellata di risorse, ho già finito. Sta distruggendo una serie. E là, vai qualcosa. Vai. Chi mai porterai l'attimo a terra che tremò. Corsaro si incendiò e poi silenzio. E Mighty Mars sulle case sopra la città senza pietà. Cosa facevo però? Si sa. Vabbè, stiamo andando per scendere tu, Miosa. Proviamo. La accendiamo. Puerile progetto. E poi per uno, basta per uno. Beh, oh, uno sì. Maledetto.
Cos'è sto rumore? È la sede che sta accedendo. Aia. È la vecchitudine. Sembrava l'amante che stesse lavorando. Gno. È la vecchitudine. La vecchitudine. Devi fare le fornaci adesso. Sì. Fornaci. Jingle bell rock. Che okay, buona tela a tutti. Atavic. Allora, qui come siamo messi? Benissimo, siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici. La rotellina del mouse la butta via. Allora come va il mouse? Ho sentito che avevi dei problemi. Ma ora va bene, ma perché c'è ogni tanto c'è da inventare qualche problema nuovo, capito? Non bastano quelli che ci sono. Giusti aprire un canale per le donazioni. Un miliardo al giorno, chiedi un miliardo al giorno. Due mouse te li dovresti comprare. Sì, giusto. Quando sarà il momento? Del mouse. Del mouse? Delle donazioni quando sarà il momento. Ah, pensavo del mouse. Lo lancerai via quando sarà. A parte che, cioè, se devo guardare tutto quello che devo comprare, spendo più che a prendere il computer nuovo. Perché devo prendere la tastiera, il mouse, il ripetitore, quello, quell'altro. 400 euro. Beh. Le RAM, joystick nuovo che quello mi si è mezzo rotto, è nuovo. Fai M e poi vai sul quadrato rosso e lo premi. Impinamento. Mi devo allungare. Che stiamo inquinando sempre di più. Guarda, se fai così, se fai i raccoglitori là. Ah sì. Al prossimo, perché dovevo fare le batterie. Abbiamo un milione di robe lì. Ma dobbiamo, perché non mi ricordo come si fanno, quindi se no avrei già preparato. Non me lo ricordo. Ma io penso che l'esperto di te mi ha deluso profondamente. Vedi che stiamo già nella stretta. E ancora non si è cominciato. Parte no. La striscia la vuoi far passare dentro. Ma queste dove le fai. Ah, dove fai. È come si frega il carbone. Ma... Allora. Pablo è il ladro di muri. IT è l'adoro di carbone. Carbone sarà l'oro del domani. Carbone. L'ovo. Come disse una volta un mio amico, che la frase era un po' diversa, che non disse che il carbone era il... disse un po' una cosa differente. Ma il ferro dove lo prendi? Col braccio lungo? Sì. Sicuro? Per l'IVA? Certo che ci arriva, sì. Sicuro. Serve apposta. Ma devi prenderlo il braccio, lo prendi da qua e dopo così. Non si preoccupi.
Mi fido di te. Tutto nella mia testa. Devi mettere un salto, non tutte attaccate, sennò non riesci a posizionare. Si fidi che è tutto nella mia testa, si fidi. E guarda, abbiamo un aggiornamento? Guarda. Sì, quello ho capito. Bravo. Abbiamo un aggiornamento da casa, Mighty. Che è successo? Cosa stai facendo? Perché questa non va comunque? Cosa la non seconda? Va? Perché il carbone lo prende quando necessita, finché non necessita. Ma no, questa è spenta comunque. Quale no? Come fa a essere spenta, no, che c'è il palo? È spenta, non riesce a prendere il ferro perché lo prende tutto quella grande. C'è una più basso. Se si lo puppa tutto lui. quelle delle mitragliatrici. Allora andiamo più bassi. Di solito sì. Oppure quelli a penetrazione ce ne sono. E basta pure. È un po' egoista questo braccino. Ho il braccino lungo, non il braccino corto. Si lo prende, sì. Se no, così devi metterlo una fornace ogni. Devi mettere una fornace ogni. Come si chiama? Cosa stai facendo? Ma perché lei si preoccupa così? Perché si è bloccata l'altra? Il braccino si è bloccato, quello lungo. Si è bloccato il braccino? Perché lei la osserva il braccino, si emoziona. È timido. Quante ce ne sono dentro? Niente. Allora li porto cosa giù. Cosa stai facendo? Ma un casino. Li porto giù. Stai buttando dentro le piastre. Vado via, meglio che ti arrangi. Vado a compiere un omicidio. Suicida. Se no, devi mettere ogni braccio lungo che prenderlo, devi mettere ogni. No, trivella. Metto tutto in fondo così si aiutano, capito? Stai facendo un casino adesso. Anche non. Vabbè, lascio io. E osserviamo una partita di Mighty Mars, si sta muovendo in modo molto strano, guardate come non si muove, sta tentando di fare un'azione molto insidiosa, ecco che si muove vicino al limite della muraglia, è in grande azione questa, sta pensando, dice no con la testa, sta dicendo no, osserva, eccolo, si è avvicinato al primo palo e lancia una granata e... Ne lancio un'altra, una seconda, una terza, una quarta. Basta, stai decidendo anche. Ma poi non mi serve il muro. Vabbè, prendilo su, non buttarlo prendo giù. Prendo su. Prendilo su, dai. Ciumbia. Cosa? Perché io devo far passare la roba qui sotto, capito? Le cose si fanno mano a mano che si costruiscono. Ma cancellino mi sta quasi in parte. Ma dove le hai fatte? Te? Che l'ha fatte? No, poi ci sono già fatte se vuoi qua. Giù dove sono io? Le prendi qua dalla scatola se ti servono. Che ha fatte col salo? Qua. Fatto, sì. Ti ha rotto i muri di nuovo questo. E questa zozzeria. Prendi qua dalla scatola, corsaro e sei a posto.
Sì, sì, si possono fare lo stesso. Ne prendi della scatola. Se... Boh, hai sbagliato a farle. Ah, magari hai... Cioè, piastre e basta. Boh, si era buggato. Non lo so. Finalmente ho finito la ricerca per poco. E allora dov'è? Qua. Oh, vedi. Eccola qui. Accumulatori quasi pronti. Manca che finisca la ricerca. Siamo a posto. Vedi che... Un po' di posticino me lo sono fatto, ma... anche le bombe. Mighty. Ok, grazie di essere passato, Corsaro. Buonanotte, Corsaro. Notte. Si fermate anche un bel po' di muri. Sei riuscito a fare? Si è chiuso. Allora, ma se faccio... Poggio. Io prendo da qua. Questo lo metto qua. Là. Lui prende. Un altro lo metto qua. No. Qua. Così. Così. Faccio due prime le due forse un po' di questi. Allora dovrebbe bene. Prendiamo tutto qua.
Lo butto qua. E questo butto qua. Ma mentre Marzo ruba il carbone. Carbone. Novità. Il ladro di carbone è qui. Che novità. Voilà. Qua siamo a posto. Così li prendiamo tutti e siamo qua, prendiamo quello che prendiamo. No. Così ferro te ne arriva quanto ne vuoi. Bene. E lì come lavorano bene, perfetto. Adesso devi fare il seguito. E fu così che Mighty Mars ti perse per... Abbiamo una sovrapproduzione adesso. Hai messo il coso? Le pannelli solari? Lo sto facendo adesso, con la ricerca. Accumulatori. Sta finendo. E dopo finito questa io... Sì. Perché sono già le 11 e un quarto. No, ma adesso arriviamo fino in fondo al progetto. L'ho fatto tutto adesso. Sì, fai... Almeno fino alle 4 alle 5 ci vuole. Cosa? Dico fino a stanotte alle 4 alle 5 ci vuole. Sì, sì. Già lì ti lascio il computer acceso, te fai quello che vuoi. Ma come, abbandona la lotta lei? Abbandona la lotta. Guarda che genio che sono, no. Genio della lampada. Quelli blu sono più veloci, no? Sì.
Allora andiamo tutto di blu. Anche per le cose banali. Che di blu ferisce, di blu perisce. Il blu morisce. Morisce. Devi arrivare in centro, hai detto qua. No, più che altro a me mi serve spazio per far tutto, poi ce le faccio arrivare come mi pare. Però siccome le fiale sono tante. Milioni di milioni, le fiale sono tante, milioni di milioni. Fare le fiale devi. Di fare arrivare rame comunque. Sì. Già, ce n'è rame. Potrebbe lavorare su di qua. E le rotelline le abbiamo fatte. Bravo Mighty. Che era la cosa più difficile. Questo è il senso di queste robe. Sì, ma io le giro. Che non. Nascondiamo questo al capo che se vede, via. Il rame. Dobbiamo fare arrivare questo rame qui. Nascondiamo tutto al capo qua. Serve rame, faccio arrivare questo. Sì. Allora la piastra mi va qui. 4 di rame dovrebbe bastare. Allora mi serve percorci. Allora i percorsi dove vanno fatti. Percorsi. Mettiamo un paio di queste. La rossa. La rossa. Ok. Un po' ne ho. Intanto. Potremmo fare qua. Rame. Mettiamo le 4 livelle. Vado a prendere un'energia. Esatto. Ok. Ricerca apposta accumulatori li abbiamo fatti. Potremmo fare intanto l'elettronica avanzata. Thank you.
così. Che è il rame. Sta arrivando. Un attimo. Tanto, tanto, tanto. Quantità industriale. Poi. Questo è il matone. Che palle sto matone. Cosa? Cercare sempre il matone. Il mattone. Il matone. Il mattone del 2000. Dove vuoi che passi? Per dietro? Non ci penso. Dimmi, per dietro? Boh, mettimelo lì nelle vicinanze per guardare dove è. Dove arriva? Da qua. Sì. Ah, così? Sì, sì, va bene. Fa bene. Ma se te la facevi arrivare... Da dove? Ad esempio da qui... La facevi arrivare così... Perché no, ora devo pensare un po' come... Prenderlo senza che dia fastidio per le altre robe che farò dopo. Capito? Cioè le cose non è che... Mentre le faccio... Le pensi. Le penso, vero? Vabbè, puoi farlo arrivare... Te, dove devi farlo correre? Qui. Tu questo devi... Giusto? Sì. Però io lo potrei far correre... Anche qui... Facendo due bracci lunghi... E lasciando la parte dietro libera. Secondo me era meglio. Quindi questi spostare di uno. Sì, se no non ci stanno comunque. Sposta di uno. Li fai correre qua. Però se lo facevi partire da qui sopra, è anche meno lungo il viaggio, vero? Secondo me. Farlo partire da qua? Vabbè, vado a prendere lo spazio. Arrivava subito. Non c'è. Non c'è problema. Allora, questo lo spostiamo prima. Dov'è? Qua.
Aspetta, aspettiamo un cicciolo davanti. Ah, se le metti così ci passa il nastro, sì. Fino a uno. Posso. Solo che le mettevo più distante perché così potevano prenderne di più. Ah, anche più distanti. Ah, beh, ma non trovo. Ah. Sta preciso qui, è proprio il suo. No, dobbiamo andare giù. Sì, di uno. Non so. Più avanti o più? Qui poi scende qua e siamo a posto. Ok. Aspetta, ho finito i sotto. Ho finito i sottopasti. Scegliamo un cosino più piccolo, guarda. Ah no, ma c'avevo i sottopasti. No, ma devi metterlo al contrario questo. Ah, sì, sì. Perfetto. E voilà. Voilà. Fornace. Devi rialimentare la fornace. Prendi di nuovo questo nastro. Sì. Del sì, carbone giusto, se no bisogna rifare tutto anche qua. No, allora però aspetta un attimino, perché se vuoi ti prendo quello. Allora non va qui, perché praticamente se no però poi non arriva a prendere questi, capito? Capito? Li possiamo lavorare volendo anche già qui, allora li lavoriamo qua e li facciamo arrivare qui già fatti anche, capito? Guardate che non occupano posto. Basta che non lavorino sopra il carbone, che magari il carbone ve lo serve. Di uno. Sì.
faccio 3, 4 trivelle. Sì. Beh, ti vede le cose, le fornaci, via. Infatti le posso fare anche loro pierre. Se te non ce l'hai. E non ho pietra al momento. Questo no. Cosa? Però c'è anche il carbone. Adesso te lo do. Allora, il carbone facciamo passare qui, stessa maniera. Qui deve, da qui guarda, lo colleghi, vabbè, uguale, no, uguale, vabbè. Cosa? È uguale. Bello. No, perché poi, se io piglio il carbone qua, poi io posso buttare dopo le mattonelle qui, anche se prende... Beh, sì, le mattonelle non c'entrano niente. Vabbè, facciamo una maniera classica così, sennò però ho paura di fare il casino. Ah, vabbè. Sì, sennò però può. Almeno le buste le butta fuori di qui. E buonanotte. Buonanotte. Fiorellino. Siamo sul canale di Mighty Mouse. Non è vero, siamo sul canale del cazzaro. Non è vero. Non è vero. No. Non è vero. Non è vero. Non capisci l'universo femminile. Ti contrappone il tuo gretto materialismo maschilista. Bene, per fortuna. Ciò nonostante... Mi piace la fregna. Cara, ti amo. Mi fa un po' schifo. Non voglio sentirmi legata. Però hai comprato le manette. Voglio parti le tette. Alco. Però vuoi la sesta e non me la dai. Non ti toccherei nemmeno con un fiore. Finocchio. Visto la vacca al mulo. Oggi. Ma chi è che fece quella canzone lì? Così. Ma no, chi è che la fece? Elio le storie. Elio e le storie dure. No. Guarda, l'unica canzone che mi garbava di loro. Ah, questa qua. Magari è l'unica che non hanno scritto loro. Dovrebbe essere per te magari. L'ho scritta io. Vero, vedi? Non vedi? Mancava. C'era una volta intervistarono. Cosa c'era Bobby Solo? Sembra Bobby Solo, no? Ah. Che disse, che era vecchio, no? dice ritornerei a cantare anche subito, dice se
Sergio Leone mi fa la musica e Mogol mi scrive il testo, io lo racconto subito. Il testo cazzo. Poi? Chi vuoi? Altro? Andrei anch'io a cantare allora, se... se tutto mi... Ma, proprio fatti capire la gente che canta. Una delle volte penso... Invece non mi fanno mia nulla. Tutta la pappa pronta. Ho messo tutti i braccini sì. Rovesci. Adesso? Sì, l'ho fatto io. Stizzozzi, hai capito? Hai capito? No, ti fai tutto così, vai, vai, vai. Metti. Vai. No, io metti te, vai. Metti lei. Io uso la tecnica di Bushido, lei usa la tecnica di Okuro. Di Okuro. Okuro. Se andiamo in... Sento questo... qualcosa che manca, ma non riesco a concepire delle cose. Perché il carbone... No, vabbè, il carbone qui non serve. Oh. No, abbiamo le piastre. Guarda quanta bellezza in siffatta ciufole. In siffatta semplicità. Aspetta che mi metto tutto. Cosa sta pensando? Se si sposta di un millimetro, grazie. Corbezzoli. Come fanno i parenti? Alessandro, ma la ragazza? Cosa fanno? Chi? I parenti. I parenti? Parenti che non li vedi dopo tanto. Ma io facevo insieme. No, mi dicono del lavoro adesso. Ah, la ragazza non è forte con cazzo a nessuno. Ormai sono epoche differenti. Era una volta. Una volta, ora. Fa un culo. Un culo. Mi dicono non ho ancora trovato lavoro. Ah, la ragazza. Mamma mia. Con una voce quasi da. Da rassegnati. Non ho ancora trovato lavoro, come per dirsi, l'unico pirla. Sì, più o meno. Mi chiamano solo lavori di rappresentanza e non li fa. Dove no, uno non viene pagato. Quindi non lavoro gratis per nessuno io. Vabbè, sì, io. Oppure sottopagato. Vabbè, quello. Fai te 12 ore 500 euro. Al giorno. Eh? Al giorno. Ah, sì, è ovvio. 12 ore al giorno. 500 euro al mese. Ma scusa, ma te non lavori praticamente in proprio, si può dire? Non è proprio in proprio. Non è proprio in proprio? È un più la cosa che faceva il babbo? Sì, sì, ma non è proprio in proprio. Faccio quel lavoro, sì, ma non è... D'inverno si è sempre fermo. Ti appoggi una ditta esterna, allora. Più o meno sì. Perché ho messo il collegamento sbagliato adesso? È tutto risolvibile. Devi girare tutto di nuovo. Vedi? Guarda un po', che genio. Che genio, che Eugenio che sei. Eugenio. Solamente che io se faccio delle casse qua, poi quando è pieno, riempi le casse invece di sta fermo, capito? Fai una cassa se può. Si allarga di uno. E si fanno tre casse, in modo tale che quando sarà pieno, se sarà pieno un giorno. Se sarà mai pieno. E tu che fai? Lo parti prima? No,
cioè uno lo fa partire prima, non lo usa e riempie le casse. E poi si è a posto. Però per adesso ci vogliono altri 3 bracci. Bravo. No, di più? Sì, no, 3. Brushy. Brush. Non fare il braccino corto. Cioè occupano molto spazio in più, a dire la verità, eh. In effetti. In effetti. Purtroppo. Purtroppo, in effetti. Ma se io invece facessi uno qui. Vedi? Vedi per forza solo le fiole rosse quante ha preso e no? E sono quelle più semplici. Comunque. Io sono quelle più semplici. E guarda quanto questo ha preso. Non vedi? Dai che. Va pure. Bene, a posto. Io stacco adesso. Sì, sì, anch'io. Abbiamo fatto 20 anni di live oggi. Bravo. 20 anni di live e per questa live ringrazio il signor Mighty Mars. Prego. Della poi compagnia. Mi pagherai a parte, per l'aiuto. A parte. In euro. Da un'altra parte, in euri. Ti darò 1000 euro sull'unghia. Va bene. Anche sulla mano mi va bene. Ti devono stare 1000 euro su un'unghia. Va bene. Ricordati. Faccio crescere l'unghia allora. 6 metri di un'unghia. C'è quelli che hanno l'unghia tutte arricciolate brutte. Non si possono legare neanche le scarpe. Beh. Si fa quello come lavoro. Sì. E ci lascia lunghe. Che schifo. Non fanno una scusa. Un po' schifo. Vabbè, meglio quella delle mani che quella dei piedi. No? Bravo. Va bene. Vabbè. Ringrazio a tutti. Iscrivetevi al mio canale e a quello di Mighty Mars. Sì. Magari prima il mio e poi. Prima quello di Mighty perché è più anziano. Sì, sono più dovete vecchio. Badare agli anziani, mi raccomando. Per quello e così è tutto. Ho anche il canale YouTube come Mighty Mars. Sì. D'altronde prima iscrivetevi al mio, prima iscrivetevi a quello di Mighty Mars che lui è più anziano e sempre. Ogni volta anzianisce di più e alla prossima ragazzi, mi raccomando, ciao belli, ci vediamo più vecchi, ciao.